Compravendite immobiliari più sicure e trasparenti anche in Friuli Venezia Giulia, grazie al protocollo sottoscritto dei rappresentanti dei collegi e ordini dei geometri, notai, ingegneri, delle associazioni di categoria del settore immobiliare sotto l'egida della Regione e del Comune di Udine. Un accordo che non ha precedenti in ambito regionale e che ha la caratteristica distintiva di coinvolgere anche le realtà di tutela dei consumatori, a contrasto delle irregolarità urbanistiche, edilizie e catastali. È importante perché vengono messe in atto delle buone pratiche che sono assolutamente degli elementi virtuosi per costruire relazioni validissime tra organi professionali e non mondo dei consumatori, grazie anche all'impegno delle istituzioni. La Regione oggi non poteva mancare a testimonianza di come queste relazioni virtuose siano ingredienti fondamentali per noi per costruire il futuro di questa Regione. Lo facciamo insieme perché crediamo che questi siano soggetti fondamentali per ascoltarli e anche per creare le leggi migliori nel nostro sistema regionale. Segna un primo grande passo nella nostra regione verso una cultura dell'informazione e della responsabilità. E con questo protocollo le varie categorie si impegnano a fare formazione nei confronti della cittadinanza su quelli che sono gli obblighi del venditore ma anche dell'acquirente nel momento in cui si accinge a concludere un contratto di compravendita. Da 2010 all'interno dei contratti di compravendita è prevista una dichiarazione sulla conformità catastale e planimetrica dell'immobile, quindi questo determina delle responsabilità nel caso di dichiarazioni che non siano corrispondenti allo stato di fatto e responsabilità anche penali. Noi non vogliamo appunto che nei nostri sportelli continuino ad arrivare persone che purtroppo si trovano invischiate in cause, in azioni tra venditore e acquirente per risarcimenti danni o per risolvere dei problemi anche abbastanza gravi che riguardano l'immobile che poi portano a sanatorie, quindi a spese importanti e a procedure molto lunghe.